Sala conferenze della Camera di Commercio di Fermo stracolma per la presentazione del progetto Made in Italy Eccellenza in Digitale, voluto da Google Italia in collaborazione con Unioncamere, al quale la Camera di Commercio di Fermo ha creduto fin dalla sua prima edizione nel 2013. Dobbiamo convincere tutto un mondo che questa è una grande opportunità, è l'opportunità del futuro e quindi ci si deve molto velocemente attivare perché altrimenti noi rischiamo di andare a prendere il nostro prodotto in America dove via internet ce lo vendono e lo spostano dal vicino di casa a noi attraverso chi ha saputo fare una piattaforma digitale e ha saputo utilizzare questi strumenti. L'incontro è stato un vero e proprio seminario di approfondimento sulle opportunità del web, tenuto dai due digitalizzatori della Camera di Commercio di Fermo, vincitori della borsa di studio, Ilaria Romagnoli e Walter Gismondi. È stato un evento a cui hanno partecipato anche le scuole, quindi abbiamo cercato di dare una panoramica generale al mondo del web marketing e a quali siano le potenzialità del web marketing per le piccole e medie imprese, specialmente italiane. Ci siamo soffermati molto sul Made in Italy proprio perché, come ripetiamo molto spesso, appunto, il mondo ci cerca, basti pensare che c'è stato un più 22% di ricerche del Made in Italy da parte di tutto il mondo, ma le piccole e medie imprese italiane ancora sono, diciamo, poco digitalizzate. Insieme all'azienda inizieremo un percorso di supporto. Cosa facciamo nello specifico? Nello specifico andiamo lì e diciamo: guarda, stai utilizzando Facebook in maniera errata, magari potresti seguire questi accorgimenti per essere più efficaci, oppure hai il sito web che magari non è ottimizzato per i telefonini, visto che ormai il 70% delle ricerche vengono via mobile, è il caso magari che facciamo qualche miglioramento in questo senso, e accorgimenti del genere. Per questi studenti nativi digitali, cellulari, tablet a scuola sono concessi? Ecco, questa appunto è una lunga lotta che però dobbiamo vincere. Sono fondamentali nella didattica odierna. Una volta no, ma adesso sì, bisogna quindi mediare e insomma, ecco, aiutare i ragazzi ad utilizzarli per scopi formativi.